con il nostro consueto appuntamento col paranormale. I video di oggi non solo sono terribili, ma hanno non so che di bizzarro. Prima di cominciare voglio ricordarti di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Detto questo, cominciamo. All'ingresso di una stazione ferroviaria, dietro una vetrina, alcuni passanti catturano con la loro telecamera questo spirito che sembra muoversi indisturbato dentro la stazione. A un certo punto sembra che l'entità si accorga di essere osservato e incomincia a saltare, come per dire: io sono qui. Probabilmente l'entità si era accorta di essere osservata e, compiendo quei movimenti, voleva soltanto prendersi gioco di quei curiosi. Il video purtroppo si interrompe quasi subito e non si hanno molte notizie su questa storia. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi avevo già detto che viaggiare di notte non è mai una buona idea, perché non si sa mai cosa o chi si potrebbe incontrare. Come nel caso di questi due ragazzi che, tornando a casa su una motocicletta, fanno un incontro abbastanza inquietante. Sul lato destro della strada notano una strana figura. Dalle immagini sembra una donna con un kimono dai capelli lunghi. I ragazzi si spaventano e si allontanano immediatamente, continuando sulla loro strada. Ma un po' più avanti a loro, la figura di quella donna ricompare e sembra che non abbia delle buone intenzioni. Non so se questo video sia un fake, però devo dire che i ragazzi sembrano davvero spaventati. E voi? Se vi foste trovati nella stessa identica situazione, come avreste reagito? Fatemelo sapere nei commenti. Un uomo, mentre tornava a casa sua, nota qualcosa di strano sulla soglia della propria casa. L'uomo si avvicina per capire che cosa possa essere e nota una strana sagoma nera dalla forma non ben definita. L'essere sembra che stia seduto sulle scale. Ad un certo punto succede qualcosa di incredibile. L'essere, che prima era visibile sulle scale, scompare all'improvviso davanti agli occhi dell'uomo, spaventato e stupefatto allo stesso tempo. Non si può dire di preciso quale spirito o demone sia quella strana creatura, però rivedendo le immagini noto delle ali, quindi potrebbe essere associato all'uomo falena, un essere soprannaturale che si presenta sempre in luoghi dove si sta per verificare una disgrazia o un incidente. Ops, dimenticavo la seconda opzione. Potrebbe essere anche un vampiro. Comunque, l'ultima parola la lascio a voi. Nel prossimo filmato, una telecamera di sicurezza cattura una strana creatura dalle sembianze umane, completamente pallida. La strana creatura sembra che non si renda conto di dove si trovi. Dalle immagini potrebbe essere lo Slenderman. Se per caso avreste la sfortuna di incontrare questa creatura, vi consiglio di fuggire immediatamente via da quel posto. Quest'essere ha la fama di essere molto pericoloso, quindi è meglio non incontrarlo. Nel prossimo filmato, alcuni cacciatori di fantasmi si recano in un cimitero ormai avvolto dalla folta vegetazione di una foresta. I ghost hunter si spingono ancor più dentro al bosco.
e ad un certo punto notano una specie di casolare abbandonato. Incuriositi, entrano da una porta e riprendono una donna sdraiata a terra immobile. Su di lei c'è una donna anziana che sembra essere completamente sporca di sangue. La donna in questione potrebbe essere una strega e in quel momento è stata disturbata mentre compiva un rituale. Gli uomini, vedendola, escono immediatamente fuori. La strega a quel punto sembra che voglia aggredirli. La strega, disturbata da quegli uomini, sembra che non voglia più lasciarli andare. Non sapendo cosa fare, uno dei Ghost Hunter, molto credente, incomincia a pregare. E sembra che le sue preghiere abbiano un certo effetto su quella strega, che non può fare altro che indietreggiare e dileguarsi nella folta foresta. Dopo l'accaduto, i Ghost Hunter hanno chiamato le autorità. Certo che, vedendo così il video, potrebbe essere cosa da poco, ma immaginatevi voi al posto di quei Ghost Hunter. Che cosa avreste fatto? Questo video è stato caricato nel luglio 2020 da dei giovani esploratori. Gli stessi si recano in una folta foresta dove si trovano questi binari ormai abbandonati da anni. Ad un certo punto notano anche un vecchio ponte ormai in decadenza. Riprendendo il ponte più da vicino, notano che sotto al ponte qualcosa li sta osservando. Dalle immagini sembrerebbe un essere umano, per essere più precisi, una ragazza, molto pallida, con i capelli lunghi e con una vestaglia bianca. Ora, per essere più realisti, dovremmo chiederci cosa ci fa una ragazza sotto un ponte quando potrebbe fare ben altro. Potrebbe essere anche un fake. Ma se non lo fosse, ci sarebbero solo due opzioni. O quell'essere è un demone, o potrebbe essere una creatura della notte, cioè un vampiro. Ora, io non credo molto ai vampiri, anche se ci sono casi documentati, anche molto antichi, dove autorità dell'epoca hanno dichiarato di aver visto con i loro occhi dei cadaveri riprendere vita e andare nelle città per succhiare il sangue ai viventi. Non so quanto di vero ci sia in questa storia, ma comunque mi interesserebbe molto sapere la vostra opinione, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di quest'ultimo argomento. Credete anche voi che i vampiri esistano realmente o solo frutto della fantasia di una mentalità dell'epoca? Il video finisce qui, ragazzi, e noi come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao!